E allora ci siamo, tra poche ore il Napoli sarà in campo contro il Liverpool, una partita sicuramente affascinante, sicuramente importante, non fondamentale come quella dell'anno scorso, perché la sensazione è che quest'anno le due squadre possano tranquillamente superare il turno, avendo come compagne di viaggio nel girone Salisburgo e Genk, che a meno di clamorose sorprese sono decisamente inferiori. È un test importante per il Napoli. Io sono, lo dico prima, molto preoccupato dall'idea che emerge da quasi tutti i giornali che Ancelotti di insistere con Insigne centrocampista. Speriamo bene un concetto, probabilmente è una presa in giro. Che cosa voglio dire? Anche quando allenava il Milan e c'era l'obbligo di Berlusconi di giocare con le due punte, Ancelotti diceva una cosa che poi sul campo non faceva. Io faccio fatica a pensare che davvero Ancelotti pensi di utilizzare Insigne a centrocampo. Sono convinto, ho letto anche da qualche parte una cosa del genere, che poi l'idea è quella di far giocare Zielinski di punta. È chiaro che giocherebbe Zielinski a centrocampo e Insigne di punte. È chiaro poi che si potrebbe optare per un 4-3-3 abbastanza più idoneo a Insigne, ma in questo caso ci sarebbe l'arretramento di Callejon. A me quello che spaventa è, a prescindere dalla posizione di Insigne, che giocherà, credo, ma non sarà tatticamente un centrocampista vero, io sono spaventato dall'idea che possa giocare un centrocampo in cui c'è solo Haaland che faccia filtro. In questo Napoli, almeno per il momento, è indispensabile la presenza sia di Haaland che di Elmas, che sono due giocatori che non sono dei fuoriclasse. Haaland è un grande giocatore, Elmas probabilmente lo diventerà. Nessuno dei due sarà mai un top player, però sono due giocatori che al Napoli servono per dare ordine. Perché questa è una squadra che è fatta da tanti buoni giocatori, ma secondo me fa fatica a diventare squadra. Come credo che qualcosa si farà anche per la difesa. Tutti danno per certo l'utilizzo di Lorenzo, io non lo do per scontato perché l'esperienza fatta l'anno scorso insegna che in certe partite Ancelotti preferisce puntare sulla solidità difensiva e quindi mettere Maximovic. Non credo che possa giocare Gulam, perché Gulam, visto in queste prime uscite, è neanche lontano parente di quello che avevamo imparato a conoscere e ad apprezzare negli anni scorsi. È una formazione difficile da individuare, anche Ancelotti avrà avuto i suoi problemi a sceglierla, credo che le scelte le abbia già fatte. Personalmente opterei per una cosa del genere. Non è la formazione che farei io, è quella che Ancelotti penso possa fare. Quindi Meret, Maximovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. A centrocampo ho qualche perplessità perché davvero non so che cosa possa fare Ancelotti. Diciamo Callejon, Haaland, Fabian Ruiz e Zielinski e non mi convince molto. In attacco Mertens e Insigne. Fermo restando che poi tutti diranno che Insigne ha giocato a centrocampo e non Zielinski e via discorrendo. Io un centrocampo in cui c'è un solo incontrista puro, Haaland, e due che sono fondamentalmente giocatori d'attacco come Zielinski, peggio ancora Insigne e Fabian Ruiz, io di questo centrocampo non mi fiderei. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani, sperando di poter commentare una grande partita del Napoli.